E va bene, salve a tutti, sono MetaZarpo95 e bentornati su Zacchia Piccialuce. Aspetta, qua io me la metto tele, fammi fare la storia su Instagram. Un attimo, raga. Bentornati su MetaZarpo 95, io sono lo streamer interista che stasera ha dovuto pagare una scommessa, mannaccia chi t'ha morto. E niente. Dovrò andare in chiesa a dire: padre, perdonami perché ho peccato. Zanetti, perdonami tu. San Meazza, San Facchetti, non volevo cantare con lì. Ho avvisato tanto, mi manca solo Simone, io comunque sono qui per un saluto, poi torno a studiare. Puoi confessarti con me, sono una sua. Niente, ho cantato l'inno della Juventus. Per una scommessa. Purtroppo. New status questo gioco. Ma io l'ho scritto, no? Vabbè. Un attimo, raga. Allora. Fatemi mettere. No, vabbè, allora ti blocco ciò. No, come? Ma no, Ilario. È una scommessa, bisogna pagarla. Dove? Sul gruppo mio Simone l'ha messo fisso il messaggio. Allora, raga, Simone ha cantato l'inno dell'Inter quando ha perso la Juventus. Io sono stato sincero, onesto. Panze, ma queste cose bisogna farle. Se no non c'è gusto. Cioè, scusami. Allora. Metto la storia su Instagram. Comunque questo è un motivo in più per tornare a studiare. Ma Ilaria, tu cos'hai da tifi? Inter. Se ti fa Inter Italia, io ti giuro che ti sposto. Dicevo, Bari al massimo. Beh, sul Bari ti posso accettare, ma sul Milan, diciamo che Tata Luciano sta ancora cercando la punizione di Eriksen. Ma ho tata Luciano, manco a vista sì, la punizione di Eriksen, mamma mia. Vabbè ragazzi, io sono fuori control per sto gioco, ora accendo la torcia se il mio telefono mi fa andare sul profilo di Twitch. Però se dici ti sembra che ti spoglio, è vero. È vero. Sembra qualcosa di brutto. Vabbè, volevo dire ti sposo, non ti spoglio, ovviamente. Cioè, non. Ma. Non mi. Cioè, capito, non mi permetterei mai di dire questa cosa.
No, no, ragazzi, ma che cosa? Vabbè, fammi fare la storia. Opzioni, vediamo, attiva tutorial. Beh, meglio il bar. Bravo. Ma hai detto, ragazzi, Ilaria è una ragazza veramente dura. E lo penserò sempre. Allora, io devo mettere la storia. Mi sono dimenticato di mettere la storia. Allora, mira. Vabbè, qua sembra che si fa tutto bene. Maida scatto, maida scudo, nostra lancia, imposta mira, assistenza. Che serve assistenza? Mira scatto, vabbè. Controlli. Vabbè, questa. Sono assiduata. E voglia, cioè. Una ragazza assiduata così doveva trovare. Grazie, volevo essere di platino però. Vabbè, tu sei Pokémon platino, io sono Pokémon Zaffiro, Smeraldo. E dopo sta battuta squallida, Ilaria mi tolse il follow, mi bloccò su Telegram e andò a studiare. Beh, ora vado sul serio, buona live, buona serata a tutti. Aspetta, non so se si vede. Aspetta. Aspetta. Metto la torcia per salutarti bene. A posto. Ah, non ho capito come hai detto fatto. Cioè, tolto il foto l'hai messo, no vabbè. Non ci credo, l'ha fatto veramente. Oh, no! Io sbaglio a mettere le storie pure. È la seconda volta che metto una storia su Instagram senza taggare. Niente, ho bestemmiato in aramaico. A posto, storia l'ha fatta, si può partire. Vamo raga! Sì. Allora, l'audio come sta? Ok, Panzer, tu che cos'hai messo?
Cioè, hai messo altoparlanti o auricolari? I sottotitoli li metto, almeno quello. Cioè, scusa. Ma io non so che metto, se altoparlanti o auricolari. Ah, c'è tutti gli echo, troppo. Iniziamo questo gioco senza control delle nostre capacità. Non so neanche parlare. Mamma mia, che muscoli. Non mi dissocio, non ho niente. Quindi devi spostare. Ecco perché non mi sentivo. Bla bla. Bla bla. Ah, Panza ha detto che qua dobbiamo leggere tutte le cose. Fermo.
Federal Bureau of Control. Promemoria, certi oggetti non sono promessi all'interno dell'agenzia. Gli incidenti recenti hanno reso necessario il rilascio di promemoria sui materiali proibiti. Armi non autorizzate, cerca persone, computer portatili, orologi smart, telefoni smart, dispositivi di gioco smart, qualsiasi cosa smart. Quindi pure la macchina, la smart, i smarties. Non puoi entrare con gli smarties. Perché smart? Matita numero 2. Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica di concerti archetipici, ad esempio papelleri di gomme e bottiglie di ketchup. Cioè, praticamente, io se vuole mangiare un panino con ketchup, se lo deve mettere a casa, se no non può entrare. E se uno si vuole fare la doccia nell'ufficio, che c'ha la vasca, non può usare la papelleria di gomme. Tutti i materiali sotto investigazione da parte dell'agenzia devono essere portati dentro attraverso ingressi privati. In caso il professionale contravvenga questa regola, notificherà immediatamente il professore. Grazie, Panze. Ti sento solo a live per evitare possibilmente spoiler. Va bene. Non è giocata ancora. Vabbè, saletta dipende, se tu ce la. Allora, sai, tu hai una memoria come la mia, che lo vedi in gioco e dopo una settimana già ti dimentichi le cose. Cioè, io l'ho visto tutto da M. Grey sto gioco e mi sono dimenticato. Tutto. Non mi ricordo più un cazzo. Allora, che ansia sto posto. Prima è passata Ilaria, quella bella guaiona, venuta a salutarmi. Ah, oh, l'abbiamo preso il collezionabile. Eh sì, quindi meno male che c'è Saetta. Tanto Simone, guagnù, Simone di passare a sfottermi per la Juventus, lo farà a forza. Credete che Simone non passi a sfottermi perché ha vinto la Juventus? Poveri illusi. Mi ha fatto cantare l'inno dell'Inter. Non deve passare a sfottermi. Allora, spese di lavoro, rigore spese, settore esecutivo Q2, principali, staff sorveglianza. Blackout, iniziative per il data center, costruzione, secondaria, attrezzature d'ufficio, costi di pulizie, rimozione di muffa, costi vivibili, quartier generale, effettini desiderati. Ah no, non lo dice. Sto gioco è veramente fuori controllo. Era da tanto che volevo fare una battuta del genere. Quasi come si chiama? Casper. Oh, Casper, il fantasma. Questo si chiama. Zaccaria Trench. French. Ah, Trench. Comunque ci saranno riferimenti prima di Control, ovvero di Alan Wake. Che cazzo è Alan Wake? Che cos'è? Ah, Alan Wake. Oddio, chi cazzo è Alan Wake? Non lo posso dire. Cioè, lo conosco Alan Wake. È che non ho mai giocato. Oh, raga, come ci facciamo il PC? Recuperiamo tutto, stai tranquillo. Facciamo il PC, quale emulazione si può fare tutto? All'attenzione generale Saetta. Signor Saetta, ho visto lei in mare avere uno schizzo. Dai, che dovrei pagare la bellissima scommessa. L'ho già fatta, ma no. Annaggia, chi temo. Allora, abbiamo visto Saetta schizzare addosso uno squalo, in quanto il suo mare di schizzi, malgrado fosse sotto controllo, non aveva tantissimo schizzo, però
per il permesso di schizzare tutto lo schizzabile possibile, seguendo il protocollo di base. Sparate di base schizzando tutti. Sparate per uccidere Saetta. Buona fortuna. Saetta, ti vogliono uccidere perché schizzi a sé. Ah, non lo sapevo. Mo Saetta ovviamente farà la clip. Perché la farà la clip. Ma non l'ho cantato l'inno della Juve, oh, il mio moderatore ha cantato l'inno dell'Inter. Ma quello sta cantando la canzone di Vitas. Oh, trovamo. Non so capito. Gohan. E l'ognomo armato di ascio. No, vabbè. L'ognomo armato di ascio. Buonasera. Va bene, se sto qua te lo tolgo, cioè ti aiuto, non è che me ne vado. Cioè, scusate. Comunque, grazie a me lo giochi, se no col ca. Ovviamente bisogna dirlo che è sempre grazie a Panzer se io gioco contro. Grazie, Setta. Setta, dopo tu puoi fare quel post, non adesso. Dopo? Cioè tipo... Ok, l'ha messo, l'ha messo, l'hai messo. There for a moment. You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Appena posso. Me li gioco. Finiamo Uncharted prima, Panzer. No, dico, come fai tu a fare il post delle clip? Me lo fai pure a me? No, su... E io volevo fare come l'if... Oh! Volevo fare come l'if, la clip della settimana, quella più votata. E poi, quando finisci le live, che metti le clip che hanno fatto, tipo... Quella cosa volevo fare. Cioè, le voglio prendere come spunto, così almeno il mio canale è più attivo. Non è che voglio copiare, ci mancherebbe altro.
Vaffanculo a mamma. Oh. Ma no, ma perché che... Allora. Missioni. Jess Faden arriva all'Old Wild West per mangiarsi l'hamburger. No, oggi all'Old della Stupidquadrina in cerca di risposte di missili del sorgente. Promemoria. Resident Evil. No, scherzo. Promemoria. Progettazione materiale pubblico. Mentre si preparano le notifiche di decesso relativa all'EMA di Willow, rispettare le seguenti linee guida. Parole, frasi da usare. Ah, come mettere la clip più votata, più visual su Instagram. Sì, dico, per esempio, tu metti il post delle clip sul gruppo Telegram tuo, che te l'ha fatta Leaf, te l'ha fatta Tizio e Caio, no? E poi bisogna fare la, bisogna vedere qual è la clip più votata, cioè la clip più bella, che ha più visualizzazioni. Me la salvo, ovviamente, e poi la metto su Instagram. Capì? E dico, questa clip è stata fatta da Tizio e Caio. Allora, servizio del proprio paese, è con dispiacere che oggi è venuto a mancare Ivan Perisic. No, con dispiacere, no, con piacere più che ho. No, mi dissocio. E con orgoglio verrà ricordato, ricordata, parole e frasi da evitare. Alaska. Alaska CDK, mi dispiace, sei da evitare, lo dice contro. Ti bullizzano. Forbici. Sangue, sanguinamento, perdita, scuse. Vabbè, scuse. Ciao caro, ti ho messo in host su, mannaggia, ma non te lo visualizza purtroppo. Ciao, troppo vecchi per giocare. L'urco, grazie. Grazie assai. Grazie per l'host. Il trucchetto è scaricare da PC la clip, poi devi creare un canale Telegram. Aspetta, mi sono perso il messaggio di Saetto. Comunque grazie. Aspetta, forse ho capito chi è. Fai uno shout a... Oh, mannaggia la Eli pure. Aspetta che sto rispondendo. Nulla, era sopravvissuto. Aspetta, aspetta. Non sto capendo niente. Io devo mettere la chat di Twitch. Maledetta chat di PlayStation. Vabbè, comunque. Grazie. Grazie, grazie. Grazie mille. Allora, vabbè. Ah, io l'avevo preso perché dovevo fare una cosa. Allora, trucchetto è scaricare da PC la clip, poi devi creare un canale Telegram in cui mille clip sempre da PC, da cioè scarica la clip da canale. Eh sì, ho capito, grazie Seth. Scusate raga che perdo i messaggi essendo da PlayStation. No, 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 ragazzi, ci state scherzando. Il solito scarico del bagno.
me, oh, ho capito, il mio telefono oggi va. Ma vengo ragazzi, scusate un secondo. Eccomi, scusate raga, scusate tantissimo. Ma si muove tutto da solo, raga, non capisco che succede, oh. Yeah. Ma scusa, ma non c'è una torcia, una luce, un qualcosa? Trench, non disturbare. Barbara, non voglio essere disturbato. Annulla tutti i miei appuntamenti per oggi, per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara. Di nessuno di loro. Trench. Ma to, come l'ho fatta bene la voce disperata, ognuno. Oh, Cristo! Direttore, ho capito che lei è interista e che l'Inter è uscito fuori dalla Coppa Italia. Quest'anno non vinciamo un cazzo dopo, ed è l'11º anno che non vinciamo niente. Ma spararsi in testa mi sembra che è un po' esagerato. Ho detto io, Riposi in pace il direttore, probabilmente era interista. Si è ammazzato. Evidentemente non ha retto la botta di vedere Perisic titolare. Requiescati in pace. Vedi ragazzi, ecco cosa succede quando metti Perisic titolare. Ti viene voglia di spararti in testa. Vabbè ragazzi, si è ammazzato.
L'arma dei D'Elite è questa, no? Pronto? Quando siamo entrati nell'Animus? Perché sto gioco sembra Assassin's Creed adesso? Desmond? Sei tu? Ma to! Aspetta, Vanu, è da tanto che lo voglio provare. Fusroda! 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 Ok, non siamo su Skyrim. Ora voi immaginatevi a combattere con Laura, non con Laura la Christiane, Laura sei tipo così, e la pistola, cioè tu lanci, cioè tipo super hot, lanci la pistola in faccia e lo fai volare, la riprendi con i poteri, cioè ragazzi sarebbe una cosa veramente fichissima, cioè che tu lanci la pistola in faccia a quello, la spingi con Laura a tutte e due, riprendi col potere la pistola e li ammazzi tutte e due. Cioè, sarebbe una cosa veramente fichissima. Mi stava ammazzando. E tipo così. Tipo così. Fai. Poi. Bacio mo, naxe, e po. Sta, 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 sta. Ok, forse è un po' esagerato, eh. Quando subiscono i danni, i nemici li lasciano punti salute. Raccogli i punti salute per recuperare la... Ah. Però che figata così, eh? Ok, dobbiamo perfezionare la tecnica, ma è veramente una figata. Did you hear that? It's the dead man.
Allora, ovviamente ha schizzato di sangue tutto. Beh, oh, è la cosa da leggere, non ci stanno. Ma no, cosa per capire chi era, Trench, che cazzo faceva nella vita, so. Ma certo che si... Ma se io ti sparo un'altra volta? Niente, eh. Abbiamo perso. Buon pomeriggio. Buongiorno. Panzer, ti sei accorto che hai detto buon pomeriggio? Ma mi state dicendo che questa cosa è girata veramente? Cioè hanno preso degli attori reali e l'hanno girata veramente? Mi ricorda troppo Erika sta One You. Mi ricorda un botto Erika così. E sembra un botto Erika. Notte Panz, fate uno shout a Panz. Ma c'è un modo di ripararsi almeno? Siamo già fuori controllo. Vabbè. La prima morte l'abbiamo fatta, dai. Ma quello mi ha spaccato sano sano. Però non c'è un momento di appiglio, non c'è.
Ogni tanto però lagga il gioco, diciamo a me. Acciso, wow. Ma io e la mira siamo una cosa assurda. Ragazzi, è scandaloso quanto faccio cacà. Madonna mia, quanto cazzo faccio cacare a mirare io. Ma tu perché a me sembra tipo Luke Ward? O tipo... Sì, Luke Ward sembra. Quel doppiatore famoso italiano. Arma di servizio. Quando l'oggetto permette ai parautalieristi di saetta, l'oggetto di sparare. L'oggetto deve essere legato alla spina al ruolo di essere maestri degli schizzi. L'oggetto di spinta. Praticamente, se è tipo la roulette rossa, tu devi... Accia miseria di tua madre. Tutti con me ce l'hanno stasera. Sì? Gesù mi odia.
Sì, ma io non pensavo che fosse così difficile. Comunque. Oh, ma io avevo messo la. Cioè, non. Oh. Comunque, ragazzi, devo migliorare qualcosa sulla mira. Che faccio veramente cacare. Allora. Ah, scusa, il contro. Ah, allora. Aspettate un attimo. Aspetta, aspetta. Allora. Allora, scatta, spara, mira multilancio, mischia, uso tecnica, scudo. Ah, c'è uno scudo. Ciao, Cree. Sì, crea. Diciamo che ti devi abituare. Ah, ma io lo scudo non lo vedo. L'ho attivata la possibilità di averlo scudo, sì o no? Assistenza. Dai, io mo provo, vediamo. Non si capisce bene cosa succede all'inizio. Cioè, allora, sappiamo solamente che ci sono dei tipi strani che praticamente delle congiunzioni astrali che sembra un po' beyond all'inizio. Ma lo metti. Ora vengo, ragazzi.
Ah, scusatemi, Vagnò, mi ero mutato. Dicevo, questi, ma comunque penso siano tipo delle persone che sono tipo quelle che si illuminano e fanno del male alla gente, non lo so. Comunque, dicevo, mi dispiace, Cree, lo so che è un periodaccio e spero che vada tutto bene. Comunque, la squadra, aspetta, io mi concedo con la classe in precedenza, ma lo stendo da giocatrice ancora prima. La squadra è abbastanza questi incompetenti. Dobbiamo trovare un modo migliore per distinguere i falsi nomi da quelli reali. Oppure dovete assegnare quegli agenti a qualcos'altro per un po'. Comunque, ci sta dicendo la scema, il prossimo sarà questo, spero che così sia. E l'agente speciale è Kenon. Allora, speriamo solo che non me lo sono mischiato. Ma tra 6 giorni deve fare il tampone. Speriamo di no, Cri, almeno. Lo so, ragazzi, io per dirvi. Me lo sentivo che scendeva sto pezzo di merda. Io mi chiudo dentro. Ho paura di uscire, disse Sam. Esecutivo centrale. Questo scende. Ma qua succede la merda, secondo me. Aspetta, fammi capire cosa sta qua. Allora, adesso, ah, vedi, così almeno qua ci capiamo. La scurgenza risponde di nuovo, non è questo, solo la voglia di essere bullpop, in quella situazione, non ho abilità paranaturale, visitivo, eccezione, no vabbè io invece mi voglio più leggo, meglio capisco. Questo scudo forse si dà una condizione provata da parte di Istis, matura nelle specie di tempo? Che cazzo è Istis? Vabbè. Sempre anche sulle guardie queste, che cacchio del cazzo. Si crede che la regione potrebbe evitare il fisco sulla creazione di metagliani. Certi fenomeni naturali contengono gli anni di folklore popolare. Ehi, ma che è successo? Normalmente poi di oggi così va adesso, ma valutazione dei visitatori. Se diciamo di sì. Allora, benvenuti al Federal Bureau of Control fondato nel 1964 come parte dello sforzo per affrontare le nazioni colonizzate. Sì, Naruto, sì, me lo dicesti l'altra volta. Cioè, di Naruto, io ti ho detto sì, che poi mi hai fatto vedere il disegno su Instagram. Allora, soffici per prestare servizi per gli Stati Uniti e il suo popolo, cerca di agenzie di tutti gli aspetti, non è la stessa situazione. Se non andasse,
ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o sono gli istruttori? Come trovate questo posto? Se sono i 9, sono i vigili, sono i vigili. Ho schifo, non lo so, Boruto io non l'ho mai visto. Boruto io non l'ho visto, cioè non ti so dire. Faccio volare tutto. Cioè, i due combattimenti prima di Naruto, quello di Madara alla fine del film e Naruto contro Pain. Concordo, concordo. Madara, regà, mi fa l'ansia sta cosa. Che io mentre gioco si sente tipo la messa di Radio Maria in the Rec. Ah, voglio la banana perché mi piace. Madonna, Sandis. Ma che ansia. Poi di scattare scatta un poco, eh. Come cazzo si scende, ma? Ah, e ci abbiamo i mini adesso. Gidmo vuol fregare a me. Risorse, lettura indefinita, tendenza nascosta. No, nemmeno io sto qua. Possiamo scegliere abiti. Ah, sì, adesso ti fa un bordello.
Ah, questo c'è più cadenza, questa è la velocità della ricarica. A me la velocità della ricarica serve un botto, zi. Sì, mi piacciono, sono belli. Caccata. Ah, quindi yes sono le... Ma le persone quando fanno la sub con Amazon Prime cosa guadagnano? Senti. Allora, praticamente, se non mi sbaglio... Allora, ti dicevo, scusa, è andata pure il filtro dell'asciugatrice. Ti dicevo, con la sub gratuita, penso, con Amazon Prime, penso che vada sul ad ammontarsi tipo sui 2,50, credo. E sulle sub a livello 1, non so qua, cioè non so bene quanto si guadagna. Penso lo stesso, perché se tu fai tipo 5 euro sono le sub, cioè penso sia la stessa cosa alla fine. Ora non lo so, Setta, tu ne sai qualcosa riguardo? I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy. Non, no, per il fatto delle sub, questo si guadagna con Prime, questo si guadagna da livello pre. Ma non è a prezzo del pieno sub normali? Non ti so dire, ecco perché. I'm not ready to tell her about you yet. A janitor.
This is fucking unbelievable. I can't even. Look, Jesse, I have a million questions. Probably a million more. Why did you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can climb this control, then you can maybe cure those infected or possessed by this. Because if that's possible, our options are very different. Emily Poe. I don't know her, but I like her already. No, setta, forse lui intendeva cosa guadagni da avere la sub con Amazon Prime e cosa guadagni con la sub, se tipo a pagare. Quello voleva sapere, forse. Perché io non ti saprei, dicendo, scusate, vincevo, io non ti saprei rispondere, ecco perché. Ma chi cazzo gliel'ha dato? Io non gli ho avuto niente. Hai visto il glitch del Skull Battle? No, mi sono dimenticato. Non ho giocato, cioè, ho giocato solo a volte un po' di carriera. La Weekend League non l'ho toccata neanche. Non so neanche se sono arrivato. No, la Weekend League sono arrivato a Euro 2. Ok. Ma qua c'è qualcosa. Tipo fai un golpe. No, devo vedere come funziona. Qua non c'è nessun fascicolo. Oh. Ste risorse non capirò mai a che cazzo serve. Alde Staus non c'è un po' di cedere nel silenzio. Cazzo, non trovo le ciabatte. Ah.
praticamente questi qua non vogliono che ci siano le cose tecnologiche, perché se no la tecnologia tende a sparire e non funzionare, e alla volta in maniera un po' violenta. Quindi non vogliono le cose tecnologiche. Non ci fanno entrare. Memoria della casa. Boh, poco. Boh, c'è mezz'oretta. Allora, mo qua ti spiegheranno la cosa dell'entità Is, no? Per esempio, l'Is si manifesta negli ospiti umani in molti modi. Sembra che stanno parlando del Covid. La forma più comune e meno intensa si vede in molti agenti corrotti che fluttuano in tutta l'agenzia. Gli agenti Is mantengono il loro aspetto umano, non mostrando chiare modifiche fisiche. La differenza più grande a un umano non corrotto è la possibilità di levitare. L'Is in questa forma non ha mostrato comportamenti aggressivi. Sembra voler solamente vocalizzare la strana suggestione all'infinito. Forse lo scopo di questi connettori è valutare la condizione dell'Is come delle spore, un amplificatore di segnale. Ci sentiamo domani. Ok, ciao Cri, buonanotte, grazie per essere passato ovviamente. Quando attaccati, gli agenti spariscono, forse entrano in stato di visibilità, subendo un'osservazione di forma probabilmente risonante. Le ricerche sono in corso. Notte, Cri. Casper Darling would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. The friends. And Director Trench, you know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone.
a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hits. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mail room. It's part of the sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay. That's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HR. He kind of made a point about not wearing earlier. Allora, praticamente da ciò che abbiamo capito dobbiamo trovare il dottore. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the compound. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How did I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me?
I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Ah, ero mutato come al solito. Comunque, grazie, Luis. Buonanotte Cri, non so se mi sentite, non so se mi avete sentito. Grazie dell'host. Senta, se puoi fare uno shout. Comunque, praticamente abbiamo scoperto un paio di cose su cose Lis, su cosa sono gli oggetti del potere, su altre cose del genere. Tutto bene, Luis? A te come va? Mo, devo andare fino a là. No. Grazie Seta. Se espandiamo tutto, se mi sono cagato addosso. Ma chi sta sparando? Ah, ci sono, t'ho visto. Madonna mia, che ansia però, veramente sto gioco ti mette ansia. Comunque, che hai portato di bello, Luis? Io so che ultimamente... Oddio, però... Ti metterò in dubbio.
allora ditelo che stasera ho attivato la curiosità di Leaf. Questo è Leaf. Guarda, ragazzi, adesso vi faccio vedere Leaf che studia. E a un certo punto Leaf screda, fa: oh, io mi sono cacato un cazzo di studiare, vaffanmo. E spacca tutto. Così. Avasto. Così, boh. Cioè, siamo passati giusto a controllare che va detto bene. Sì, va tutto bene. Mi piace spaccare le cose. È la cosa più bella di sto gioco. Ora so che Saetta farà la clip. Oh, Leaf, perché io ho fatto una citazione bellissima. Mi sono cagato un cazzo di sfidare. Boom. E usa Laura. Comunque, grazie dello shot. Madò, però, ti giuro, queste voci mi hanno sfrastagliato l'anima. Oh. Che, non avete mangiato bene a mensa? Oh. Oh, aiuto. Fusrada! Comunque leggiamo un po' di risorse qua, che mi sono dimenticato. Sto morendo di sonno. Che è successo, cucciolo? E devo ancora fare una di lezione, ma... Ma quando c'è questo esame, pupo? Oh, Sara! Di solito entra e fa ciao, pupo! Ah, sta qua. Salutamela. A quella bellissima persona. Gli dedico pure un cuore. Non so se è un cuore e cuore questo, perché sono strabico a fare le cose. Penso sì, vabbè. Ruffia, la vedi? Mua, ciao, bellissima. Ti ho dedicato pure un cuore, guarda, io non lo so fare, però va bene. Allora, il 24. Madò, Sara, ma io, ragazzi, a nome di tutta Twitch Italia, apriamo una petizione. Facciamo streamare Sara. Oh, glielo sto dicendo, E da quando io sto dicendo? Da novembre. Ane, Sara, perché non streami sul canale di Leaf? Tanto, onesto, Leaf studia, tu porti avanti il canale, quando Leaf si riprende, che finisce di studiare, streamati di noi insieme. No, gli lascio proprio... Allora, is non lo capisci. Beh, vado a fumare, bello, buona continuazione. Mi raccomando, Sara. Oh, Sara, devi streamare. Devi streamare. E dai, inizia con Resident Evil. Bello. Così fai vedere come si gioca. Basta che non perdi la testa. C'è il fratello di Is, che però sta un po' più lontano. Si chiama Id. Is, Id, madonna. No, vabbè, raga, l'ha detto veramente. Visitati i seguenti alloggi in Nevada: Desert Suning, presidente dell'Inter Suning.
Sonic. Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out, At Stake Court, Sleepy Bear Motel, Silver Spurs Ranch e il Gatto Blanco. Ma il Gatto Blanco sembra tipo Silvestro e il Gatto Blanco. A più A Lodge, spese 800, mo che la faccio rogare, 831 dollari, posti 700, mo questo mangiava tipo YouTube anch'io, feste da sole, 295, 306 di mini bar, sarà tra passaggio, mi chiede come un motel senza sblocco sul mare possa chiamarsi Ocean View. Ma mica immagini aver pagato per pensare, giusto? E chi si sa, perché è ancora che ci venga dato il budget per da stanze. Io gente se non stai sono 10 milioni in strada. Azze. Perché come l'ho detto, scusa. Non voglio la minestra! Non voglio la minestra! Che schifo! Basta! Che schifo la minestra! Basta! Sì! No, adesso io mi diverto a distruggere le cose. Allora, voi non ci credete, ma io perderei una live intera per distruggere tutte le cose che incontro. Ok, basta. Concentriamoci su giù. Lettere non recapitate. Si vede che il postino c'aveva da fare, no? Ah, Cristo. Cioè, sei proprio zampo, Metal Zorko. Metal Zampo ti devi chiamare. Ragazzi, ma io ho paura. Dio, beh, ragazzi. 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 Dio meccanico, mi sembra una bestemmia melata. Dio meccanico. Bellissima come bestemmia. Dio meccanico, Dio mattone, Dio yogurt. Sono tutti di diverse categorie. Citando Ciccio Gamer. Ho fatto un sogno e ho costruito ciò che ho visto in essa. Una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete, quello che tu conosci. Un nuovo Dio. E quel Dio sarà proprio Whis. Il Dio della distruzione, Beerus. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero e le bobine del mio autostrapane. Ho tra le ventre e la cinghia di vatto, perché io quando leggo la... Quando... Sì, vabbè. La zano dislessia. Perché quando leggo la cinghia di distribuzione mi vengono in mente Pia Medeo? Si è rotto la cinghia di distribuzione. Oh, John! È giunto! Madonna, raga, vi giuro, un giorno dobbiamo fare la reaction a Emigratis. La dobbiamo fare assolutamente. Di distribuzione del motore della mia auto e infine le ruote dello skateboard mio figlio. Dio non può ancora muoversi, ma perché forse è Steven, no, mi dissocio, non è Steven Hawking, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Questo è solo un primo corpo iniziale, come un neonato, ma in versione meccanica. Dio ha bisogno di solo di un punto di inizio. Se volete intervistatemi, contattate l'indirizzo sulla busta. Il mio telefono non funziona più, ho dovuto usare il meccanismo di composizione del numero, per Dio. Ma Dio... Poi... Dio meccanico, ti viene da dire proprio Dio meccanico. In tutti i sensi.
Mo. Ma sali. Dobbiamo pur purificare sto posto, eh. Questo me ne sbatto un cazzo. Cheat. Lello, che dici, Lello? Pesce canterino, vabbè ragazzi, ma che sono ste cose? Dio meccanico, pesce canterino. Spettabile il governatore. Ho chiamato polizia, ma mai arrivati presso mia casa. Aspetta, metali là, madonna. Voi vi siete fissati con Ilaria, veramente, ragazzi. Mamma mia. Ho chiamato polizia, ma mai arrivate presso casa mia. Avevo grosso problema, dovevate mandare qualcuno per sistemare. Ma... Oh, oh, no, ma faccio... A mia moglie ha regalato uno di quei pesci canterini da appendere su parete. Non è vero pesce. Canta quando si preme il pulsante. Ma demonio c'è in lui. Di notte svolazza in giro cantando canzoni demoniache, dicendo brutte parole brutte. Ehi, ma è il pesce del massivo. Il demonio è entrato nella mia casa con quel dannato pesce. dovete occuparvi di lui. Mia moglie è molto sconvolta. Quando arriverete? Eh beh, se tua moglie è sconvolta dal pesce canterino. vabbè, dai, e mi dissocio. Si vede che la tua moglie, poi c'è il pesce canterino. Oddio, un'altra corrispondenza. Ah, pensavo che fosse una di quelle lettere, ma le volevo leggere. Spettabile direttore Trench, mi piacerebbe ringraziare per la preparatore della chiesa del chino del potere segretario. Oppure vuoi confermare in questa... Ancora, ma da... Come siete fissati? Ci fornirà un'estate da base utile che le cose di ricerca potranno usare. Ma se si trovano le altre lettere io approvo. Sopra devo andare. Voglio le altre lettere. Datemi le altre lettere. Tanto proprio
Esce l'Animus. Ma sì, io sparo a quella. Ho avuto problemi. Però vedi, se voglio fare lo spostamento rapido, dalla messa posso andare all'esecutivo centrale. Capisci? Ah, mo dobbiamo andare a dipartimento. Boh. Perché non gestire una cazzo da tessere? Ecco, bella la vostra. Oh. Recupero salute. Quale clip? Raga, ma come cazzo faccio? Billy ha fatto sì, sì, devo vederle. Ma è vero, mi sono scordato di non vederle, sai? Ragazzi, ma come raggiungo qualcosa? Oh. Ho capito forse.
Poi devo vedere. It's harder to hear you when I'm here. It's like the chain's been changed. The board's in charge here. Their pyramids and bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? No, no, è di nuovo l'Animus. Ah, bella sta cosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ehi, hey, amico, questo è tuo. Te lo sei dimenticato. Ah, what la pig, eh? Trama. Bellissimo, guagno. Che figata, mo, questa cosa mi devo divertire un bozzo. Eh? Oh, immaginate voi prendere una sedia mentre state combattendo e scaffaggino un pazzo, che pa! Madonna. Adoro. Procedi con te. Ovviamente devi pure sparare, eh? Non è che devi solo usare questo potere. Ovviamente. Amico, ti serve un sacco di zucchero? No, no, perché ne ho? There you are. Oh, wow. Sta sparando. Chi sta sparando? Ah, sei tu.
Mo qua ci divertiamo, però. E mo qua ci divertiamo. Qua succedono le cose belle, mo. Non le cose zozze, eh. Le cose belle. Madonna mia. Vi scaravento pure l'anima di mortacci vostri. Pure chi te morti ti butta appresso. Amo, Jean Vran. Affamò. Madò, Leaf. Che cazzo di giù. Amo, lo zio. Consegna Express. Oh oh. Oh, devi spegnere l'incendio. Ah, tu devi spegnere l'incendio, te lo lancio subito l'estintore. Vedi tu, Seth. Ah, è l'incursore. Kiss. Ah, non posso chiamarsi Is. Si devono chiamare Kiss. Non mi fidavo, eh. Madonna, mi sembra la voce di Simulacra. Avete mai giocato Simulacra? Manu, porca puttana. Ora ci ho fatto caso. È uguale. Oh oh. Vabbè, Tommasi. Oh, ma Tommaso. Oh oh. A giocare. A giocare. E giochiamo. Ah.
No, vabbè, alla fine sono in stream, perché no? Oh, Jubilee sta succedendo. Amo. No, sono un trimone. Me lo merito di morire. Me lo merito, raga. Mi sono mosso per andare a prendere quel poco di energia. Ho fatto una cazzata. Però qua ci vorrebbe qualcosa che ti... Cioè, non dico che, però tipo spingi un bottone e ti dà tipo l'energia come Spider. Ma là ci servirebbe un po'. Oppure che tipo si ricarica a metà l'energia e tu puoi continuare. Ah, se noi andiamo avanti da qua, giusto? Perché io c'ho, vabbè, ok. Mod arma. Danni dopo le uccisioni. Amen. Io lo metterei pure, ma dobbiamo tipo... Scusa, ma il nostro personaggio non cresce mai di livello. Cioè, fatemi capire. Ma sconfiggerà Thomas. Eccolo.
Oh, key! No, ragazzi, però che infamato, eh! Mannaggia la madonna, però, che palle. Sti cazzi di agenti di merda. È fattibile sto coso, è fattibile, ma sto agente di merda che scassa le palle, Dio me. Oh. Pure quello con lanciarazzi là, porca puttana, che scassa il cazzo, ma solo ficcassi nel culo. C'ho sta cazzo di mod che poi non serve veramente un cazzo. Cioè io ho messo questa cosa, miglioramento salute, che cazzo mi dà miglioramento salute? Che palo, io questo non riuscirò mai né poi né mai né a farlo, sicuro. Madonna, madonna, ma io che palle, no, ma vabbè, sclero oggi, stasera, veramente, oggi, veramente, veramente. Ah, non si può battere più, non si può fare un cazzo, vabbè. Sti agenti di merda, io. Dio, porco, veramente, non c'ho più. E ogni volta che li tolgo metà vita, arrivano gli agenti, devono rompere i coglioni. Ma vaffanculo. No, ma che lo stavo facendo easy proprio. Ma Rosetta, è un dito nel culo sta cosa.
Vabbè, io che sono pre-down. No, 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 no. Sono morto. Sono morto. Lo sai perché trimone che sono? Vabbè, me lo merito, sì. Me lo merito. Ma tu si devo stare a soffrire così. Gesù, non ci credo che ce lo fa, bene, non ci credo. Non so quale grazia di Cristo ce l'ho fatto. Supremo Is. I supremi mostrano abilità simili a competenze genere. Con un fisico che deve essere avanti, non c'è oggetti contro di loro. Gli attacchi di Cine sono stati. A quanto pare credo di sì. Non so nemmeno io come, sì.
te lo giuro, non so nemmeno io come. Allora, spazio di contatto video di boot, quello traslocativo, gli altri sono arrivati in agevità la guida che non aveva, la gente non ha trovato nessuno all'interno, mette spezzare la normale, gente ha detto quello. Stanza del telefono rosso. Direttore Trench, direttore Trench, Bill Everett, direttore Trench, Trench, Everett, Trench, 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 Everett, Carl Bishop. Ma vabbè, non dovevamo andare avanti forse. Abbiamo sbagliato. Allora, se mi fai fare quello io scrivo. Ti prego, non lo fai fare. Che quando se neanche quando cazzo salvi. Ah, ok, che culo. Meno male, avrei già sclerato. Ah, ma io qua c'è sto coso, non l'avevo visto. Ma muore, zi, come cazzo arriviamo là? Cioè non si può attraversare.
Non si può proprio attraversare. Piedi 10% della tua sergente ogni volta che muori, ma vaffanculo. Non si può proprio attraversare là. No, comunque, raga, mi puzza un pochino, cioè, trova l'oggetto del potere, telefono rosso, e da là non possiamo andare, zi. Allora, se da là non possiamo andare, perché è logico che tu da là cadi, zi, è logico, cioè, è logico che tu da lì cadi. Ah, tu eri. Ti volevo istituire a voi di prima. Ma sono il primo e mi stavo ammazzando da solo. Allo sta. Vabbè ragazzi, io ho un'arte nell'ammazzarmi da solo. Ma tu sto caso sì, perché sono morto, ci è. Ora non ci ne è morto. All right, take this down. The situation.
Vabbè, sì, questo l'abbiamo. Insetto su botti. Su bot. Che ansia sta scena però, eh? Ma perché si apre solo? Si apre solo questa, sì. La 27 non si apre. La 25 pure, questa nemmeno. Questa è la parte che ha detto Cree, che non riusciva a trovare la chiave. Eh no, ti prego. Ma da qua non c'è niente, devo andare da qua. Dioppo. No, raga, io mi sto cagando addosso in questo preciso istante.
Pronto sì tu, non riattacca, fammi parla, non fa così. Completa la sfida del piano astrale. Il telefono rosso ti consentirà di contattare extra. Ma che cazzo è successo? Ragazzi, ma che cos'è? Che cos'è quella cosa? Come la devo scansare? Devo scansare. Che cazzo sto sentendo? Io ho i brividi, non so se sono di paura, di stupore, non so cosa. Yourself, but things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important. Vabbè, dai, ma facciamo salvare. Che sono? Le due. Sì, basta così. Come prima parte, dai, non è stata brutta. Cioè, non è stata malvagia. È che abbiamo sclerato contro il Tommaso. Sì, va bene. Emily.
poi vediamo la prossima volta. Allora. Ma Breath of the Wild sta giocando. Direi che possiamo andare. Direi che andremo da Billy. Perché almeno facciamo qualche. Almeno riportiamo qualche gente, qualcuno che non l'ha followato. Così almeno lo aiutiamo a prendere questa affiliazione. Direi che andiamo da Billy. Ehi, che fa pure rima a dire così. Allora, signori, Control devo dire che è stato un gioco veramente fuori controllo. Che senso? Cioè sì, è bello, solo che ok, hai delle parti in cui... Sì, stiamo andando da Billy. Parti dove scleri, parte fichissima dove per prendere le cuce, lanciare in faccia e combattere. E secondo me è anche una storia interessante. Devo solo capire bene bene come collegare le cose. Poi chiederò un paio di domande cioè farò delle domande ad M più che altro, che lei ne capisce di contro. Grazie a Luis per il ride, grazie a Leaf, quel bellissimo ragazzo per il ride. E grazie Saetta, grazie Panzer, grazie a tutti i signori. Noi ci vediamo. Mo vediamo. Domani pomeriggio. Ciao belli.